In genere io conto prima, non andiamo insieme neanche per dire il titolo. No, non andiamo insieme neanche per il titolo. Comincio io, allora. Siamo in Friuli Venezia Giulia, sì, dove fino a dicembre c'è un calendario con tantissime occasioni uniche per esplorare la regione a bordo dei treni storici. Ah, che e si va dai siti UNESCO ai borghi, si partecipa alle sagre enogastronomiche, è veramente molto interessante, con biglietti speciali per caricare sul treno la bicicletta. I biglietti includono anche gli ingressi a visite guidate. Il 16 giugno, e qui siamo in tempo, c'è il treno tra Laguna e Mare, che parte da Porto Gruaro, poi arrivando a Marano Lagunare c'è la festa di San Vio e poi si arriva a Miramare. Sì, il 23 giugno ci sarà il treno delle Risorgive da Trieste, il 30 giugno il treno delle Terre dell'Alto Livenza da Sacile. Insomma, le informazioni su promoturismofvg.it. Scusa, sai, sei partito in tromba, cioè io dovevo dire una cosa, sono andata nelle Marche e ho fatto appunto un servizio, un filmato che potete vedere su Italia Slow Tour, su Slow Tour, e che, su che cosa? Beh, naturalmente sul fatto che da Senigallia tu puoi partire e andare verso le colline, verso la Val Mivola. Guarda, è veramente un luogo straordinario, questi castelli molto piccoli, ma tutti murati con le mura, bellissimo, dove ci sono anche musei interessantissimi, il museo del giocattolo, il museo di un artista che sembra Frida Kahlo, guarda, veramente un posto straordinario, con una calma, una tranquillità, si mangia bene, un paesaggio dolce. Insomma, ti è piaciuto? Bello! Vado avanti io a questo punto? Certo. Vado avanti io, hai fatto casino e quindi certo, vado avanti io. Vabbè, basta che tu dalle Marche scendi un attimo in Sicilia e vado in Sicilia. Allora. Dove? Alla Scala dei Turchi, no? Di Realmonte, in provincia di Agrigento. Ci sono andata, bellissima. La notizia è che la Scala dei Turchi è stata riconosciuta come uno dei 100 geociti più importanti del mondo. Oh! E perché dal punto di vista geologico è estremamente interessante, questo bianco che si affaccia sul mare è meraviglioso. Ci sono stati messi dei cartelli esplicativi, eccetera, eccetera. Sapete che non ci potete più andare sopra a rovinare la Scala dei Turchi, ma insomma aspettiamo anche che diventi un sito UNESCO magari, no? E quindi diventi ancora più importante. Dal bianco della Scala dei Turchi al Monte Rosa. Monte Rosa, in giugno ci sono tantissime attività. Siamo, è ovvio, tra la Valle d'Aosta e il Piemonte. Questo posto è il paradiso per gli amanti di alpinismo, rafting, canyoning, vie ferrate. Canyoning. Sì, però io vi segnalerei un'iniziativa, insomma, di carattere enogastronomico, perché dal 20 al 24 giugno c'è il Beer Fest di Gressonay Saint-Jean. È dedicato alla birra, ma c'è anche musica, gastronomia, eccetera, eccetera. E potete prendere delle informazioni sul sito delle guide alpine locali, che girano, fanno tutte le escursioni e poi si celebra la birra. Sai che sotto il Monte Rosa c'era la miniera d'oro più importante dell'antichità? Chissà mai che ma quante sia rimasto. Ne sai? Sì. Vabbè, dai, vai avanti, bene. Il tempo stringe. Olidu, un portale di prenotazione di case di vacanza, ha fatto una classifica delle regioni italiane più avventurose del 2024. Quali sono? La Sicilia, per tantissime attività che si possono fare, il rafting, i percorsi fuori strada, il mountain bike, il paracadutismo, i sentieri, kayak, percorsi acrobatici, insomma di tutto. La secondo posto c'è la Sardegna e al terzo posto c'è la Toscana. Insomma, le nostre isole sono
i luoghi più avventuriosi d'Italia. Vabbè, vabbè, perfetto. Allora, una notizia che invece abbiamo tratto proprio dal sito Turisti per Caso. Sì. Hanno assegnato le nuove bandiere blu. Ah. Sì, le ha assegnato la FEE, o FEE, Foundation for Environmental Education. Ah, Tomo, è una ti roba piace di dove? Sì, boh, cioè, comunque è in inglese. Vabbè. E dunque, sottolineo una cosa, le bandiere blu premiano sì l'ambiente, ma anche, diciamo, i servizi offerti da cioè una... Cioè, che servizi cosa sono? Che ci vada il pulmino, che ci sì, sia gli alberghi, l'accoglienza, il bagno, eccetera, la... eccetera. Che ci sia la... ho capito, la ho spiaggia. Il sospetto che una spiaggia bellissima ma deserta, senza servizi... Non ha la bandiera blu! Comunque, non lo so, adesso dobbiamo approfondire. Vabbè, però vi segnaliamo semplicemente le new entry di quest'anno, sì, che sono Lecce, Ortona e Recco, che hanno avuto la bandiera blu per la prima volta, sì, ma ci sono anche delle spiagge di lago, Tenno e Valle Laghi in Trentino Alto Adige, vabbè, è interessante. E comunque l'elenco completo è sul sito Turisti per Caso. Quindi la bandiera blu non è perché c'è una spiaggia deserta, tutto, no, senza c'è nessuno, una bianca, buona natura, una bella acqua e anche l'accoglienza. Anche civiltà, diciamo. Sì, ecco, esatto. Che, vabbè, sì. Avete sentito parlare di... No trip fobia. No trip fobia? No trip fobia. A quanto pare è una nuova fobia, la paura di non avere occasioni di viaggio previsti per il futuro, no? E uno sta lì e dice: ma come, io non viaggio, dove vado? Non vado da nessuna parte. E gli viene la fobia. Sembra che è una cosa che colpisce soprattutto la generazione Z. Secondo un sondaggio, 4 italiani su 10 soffrono di questa fobia. Quindi, ecco, la trip fobia, la nuova fobia dei giovani della generazione Z. Comunque, per i notrifobici, sì, come si chiamano, un consiglio io ve lo posso dare, perché sì, l'avevo sperimentato anche personalmente, ma ho visto qua la conferma. Secondo le ricerche, il giorno ideale per prenotare i viaggi a prezzi convenienti, ecco, è il martedì. Eh sì, perché pare che le compagnie aeree, per restare competitive, al martedì fanno i prezzi più bassi. Poi ah, il martedì è lontano dal fine settimana. Dai, quindi quindi è un giorno, se dovete un po', partire, è il giorno che su si lavora. Bisogna cambiare i proverbi. È di Marte che si parte. È di Marte che si parte. Oh, che si imparte. E a questo proposito, sì, a proposito di notrifobia, insomma, voglio dire, c'è Alessio Cantarella che ha risolto. Lui viaggia nei weekend e quindi in un modo o in un altro, voglio dire, lui viaggia, non sta mai fermo. Sì, sai dove è andato? Diciamo nella città, una delle città un po' più brutte, diciamocelo fra di noi, del mondo. Gliel'ho detto, ma lui ci ha voluto andare lo stesso, Ulan Bator. Ma in un weekend è andato e tornato? Sì, più o meno. Ma è matto. È matto. Ciao Siusi, oggi sono a Ulan Bator, capitale della Mongolia, che con i suoi 1.3 milioni di abitanti ospita quasi la metà della popolazione nazionale. A causa della sua altitudine di 1300 metri sul livello del mare, è la capitale più fredda del mondo. Il centro della città ha lo stile dell'architettura sovietica degli anni 40 ed è circondato da torri residenziali in cemento e quartieri di yurte. Oltre alla piazza principale, che ha una statua di Gengis Khan, fra le principali attrazioni segnalo il monastero di Choijin Lama, il museo di Gengis Khan e il monumento commemorativo Zaisan dedicato ai soldati mongoli e sovietici caduti nella seconda guerra mondiale, da cui si gode di un'ottima vista della città dall'alto. Va bene, no, bravissimo, no, complimenti. Voglio dire in specifico, Ulan Bator, a parte che lì sembrava anche bella, ma insomma al di là di quello, è bellissimo, il dintorni sono bellissimi, quando parti per la radura, per quello che c'è fuori dalla città, è meraviglioso. La Mongolia è meravigliosa, con le yurte, con questa distesa infinita, con i cavalli, bellissima, è stupenda. C'è stata lei, eh? Ah, sì. No, ha portato a casa anche 4-5 yurte e le ha montate la campella. Vabbè, dai, alla prossima puntata. Sì. Dei Siusi e Patrizio News. Brava, l'hai detta proprio. News. Hai detto?